Ciao a tutti, io sono Giulia e oggi parleremo delle serie TV di Disney Channel che avete scordato di aver visto. Partiamo subito con una delle mie serie preferite dell'infanzia, ovvero Phil dal futuro. È il nostro Phil dal futuro, dal 2100 è arrivato fin qui. Phil è un adolescente che viene dal 2120. Lui e la sua famiglia si ritrovano bloccati ai giorni nostri perché la loro macchina del tempo si è rotta. Quindi lui e la sua famiglia si devono adattare alla vita del 2000. Passiamo poi ad un'altra serie, ovvero Even Stevens. Even Stevens ci parla della famiglia Stevens, appunto. Non l'avrei mai detto. Ma in particolare dei fratelli Stevens, Donnie, Ren e Lewis. Io non so se ve lo ricordate, ma Lewis era interpretato da Shia LaBeouf. Il mio amore con Shia è iniziato proprio allora. Passiamo poi ad un'altra serie vecchissima che vi giuro io avevo completamente scordato. Ho rivisto la sigla e ho fatto oh mio Dio. E sto parlando di Wicked Science, ovvero Geni per caso in Italia, che parlava di due adolescenti, Toby ed Elizabeth, che si odiavano praticamente e che diventavano per caso dei geni a causa di un incidente nel loro laboratorio di scienze. Vi prego, ditemi che ve lo ricordate. Passiamo poi ad un'altra serie TV che è tipo oh mio Dio, quando l'ho rivisto ho detto wow. Ovvero Foreign Exchange, che parla di un ragazzo australiano e di una ragazza irlandese che si incontrano grazie a un portale magico, che appunto permette loro di viaggiare da un capo all'altro del mondo. Era veramente allucinante e io tipo volevo un portale magico in casa. Poi passiamo ad un'altra serie che io amavo follemente e mi ha segnato l'infanzia, ovvero Sleepover Club, che parlava di 5 amiche, ovvero Frankie, Fliss, Kenny, Lindsay, Rosie. Le ho dette tutte? Penso di sì. Che facevano sempre dei pigiama party. Mi ricordo che da bambina con le mie amiche avevo il mio personale sleepover club. L'unica cosa è che i nostri genitori non ci facevano fare gli sleepover, ovvero i pigiama party. Che tristezza. Tra l'altro l'attrice che interpretava Rosie in The Sleepover Club adesso è diventata una delle protagoniste di The 100. Fatti sconvolgenti. Ma proseguiamo con un'altra serie TV, ovvero La mia vita con Derek. Lo ammetto, io guardavo questa serie semplicemente perché ero innamorata del protagonista. Che tra l'altro ho rivisto di recente e ho fatto oddio, ma che gusti avevo. Comunque La mia vita con Derek parla di una famiglia allargata. Un padre con due figli e una madre con due figlie ci mettono insieme e quindi sono costretti a convivere tutti sotto lo stesso tetto. La figlia maggiore Casey e il figlio maggiore Derek si odiano, ma poi come sappiamo insomma succede sempre così, alla fine devono stare insieme. Altra serie che mi piaceva tantissimo era Cory alla Casa Bianca. Forse non tutti la conoscono, ma è stato lo spin-off di Raven, altra serie fantastica di Disney Channel di cui però parleremo dopo. Cory, un fratello di Raven, insieme a suo padre che ora lavora per il presidente degli Stati Uniti come chef, si trasferisce appunto alla Casa Bianca. Io adoravo Cory, lui mi faceva straridere. E poi aveva degli amici fantastici, ovvero Newt e Nina, con cui aveva anche una band sfigatissima che si chiamava tipo DC3, una cosa del genere. Vi giuro che io non so perché mi ricordo questi dettagli, è inquietante. Altra serie che io adoravo è, qua ero già un po' più grande perché ero alle medie, quindi un po' mi vergogno di questo, ma Jonas. Per chi di voi avesse avuto un'infanzia molto triste, i Jonas Brothers erano un gruppo tipo i Blue o i Backstreet Boys, però per le ragazze che avevano 12-13 anni nel 2008 circa, come la sottoscritta. Tempi bui. I Jonas Brothers all'interno della serie Jonas interpretavano loro stessi praticamente e ci facevano vedere, anche se in maniera molto romanzata, la loro vita da rockstar, nonostante comunque fossero dei ragazzi e quindi dovevano andare a scuola. Lo guardavo semplicemente perché c'erano i Jonas Brothers, però sono andata a rivedermi qualche puntata ed effettivamente era carino, dai. So già che dopo aver detto questa cosa la maggior parte di voi si disiscriverà da questo canale, mi dispiace. E poi ho lasciato per ultime le due serie che mi hanno formata. La prima delle due di cui vi parlo è Lizzie McGuire. Lizzie McGuire, la protagonista, era interpretata da Hilary Duff, che tra l'altro è stata una delle poche star di Disney, una volta uscita dalla Disney, a non diventare stramba. Vero Miley? Non mi fraintendete, non ho niente contro Miley Cyrus, però ammettiamolo, ha un gusto nel vestire discutibile. Comunque, Lizzie McGuire parlava di Lizzie McGuire, che era una ragazzina normalissima come tutti noi, in cui potevamo immedesimarci. Aveva due migliori amici, Gordon e Miranda, con cui faceva cose. Tra l'altro dalla serie era stato tratto anche il film, ovvero Lizzie McGuire da liceale popstar, che io ho visto tipo 45 milioni di volte. Tra l'altro, piccola chicca sul film, non so se l'avete mai notato, ma il tizio che interpretava Paolo nel film Lizzie McGuire da liceale popstar, ovvero il cantante famoso che voleva intortare Lizzie, interpreta uno dei personaggi più inquietanti di PLL. Quando l'ho visto ho detto, oh mio Dio, quello è Paolo. Non riuscivo a prenderlo sul serio. E poi passiamo all'ultima serie, che forse è una delle mie preferite in assoluto e che ogni volta che sento la sigla mi emoziono, ovvero Raven.
protagonista Raven Simone, che interpretava Raven Baxter, lei e la sua famiglia erano fuori di testa. Lei aveva delle visioni di avvenimenti futuri e quindi questo le faceva fare delle cose molto stupide. Grazie a Raven ho imparato a fare questo. Grazie Raven, grazie. Mi è stato utile tante volte nella vita. Effettivamente pensandoci non dovrei vantarmi di questa cosa. Comunque il video si conclude qui, io spero di avervi fatto fare qualche risata ricordandovi tutte queste serie TV. Soprattutto se le guardavate vi prego scrivetemelo qua sotto, perché così mi sento meno sola e meno strana. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!